Buonasera a tutti e benvenuti a nome della nostra comunità di Ponzacco che questo pomeriggio, insomma, poco numerosa però, pochi ma buoni, come dice il proverbio. Vi ringrazio per essere qui alla nostra penultima tappa di un cammino. Ora voi non siete stati presenti le altre volte, è un percorso che noi abbiamo creato. L'idea tutta è partita dalla parrocchia di Casciana Terme, che Ponzacco ha accolto con grande gioia, un cammino per le famiglie sulla famiglia. E questa è la penultima tappa, e siamo molto felici di accogliervi e di ascoltarvi. Do la parola alla nostra Alessandra o Valeria, non so chi vuole intervenire, per presentare Serena e Mario. Ci si alterna, non è che abbiamo molto da dire, perché quando ho parlato con loro hanno detto si presentano bene da soli, no? Quindi della loro realtà parleranno loro nello specifico. Noi conoscevamo già questo servizio perché ci eravamo informati diversi anni fa proprio per le coppie che avevano difficoltà. E ci è stata data l'opportunità di averli qui per poter conoscerli da vicino. A volte diciamo che certe cose non servono a noi, però possono servire per chi ci chiede o per indirizzare o per dare suggerimenti, perché non sappiamo mai quando i semi possono dare frutto. Quindi noi li ascoltiamo volentieri, vi illustreranno loro, è inutile che io vi parli di questo servizio quando loro lo conoscono molto meglio di noi. Vi ringraziamo per essere qui. E come ha già detto Federica, ecco, è un percorso che si concluderà il 2 giugno, quindi ne parliamo un attimo poi alla fine per darvi le indicazioni sull'ultimo incontro. Grazie e vi ascoltiamo. Allora, buonasera a tutti, siamo Mario e lei mia moglie Serena, noi veniamo da Firenze, siamo sposati dal 1987, abbiamo una figlia e abbiamo partecipato al weekend di Retroval nell'aprile del 2015 a Misano. Noi ringraziamo il vicariato della Valdera e delle colline pisane per averci invitato qui oggi e tutti voi per l'accoglienza calorosa che ci avete riservato. Noi vogliamo iniziare questa presentazione richiamando un passo della Moris Letizia, il 232, che ci sembra essere un incoraggiamento al servizio e svolgiamo il programma di Retroval. La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell'unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalla possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l'intensità della vita condivisa o almeno di trovare un nuovo senso all'esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da sopportare. Al contrario, quando il matrimonio si assume come un compito che implica anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce come l'occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. È bene accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. I coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri in questa scoperta, in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni affrettate. Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore. Quindi il programma di Retroval ha proprio questo scopo, aiutare le coppie in crisi di relazioni che altrimenti o finirebbero per separarsi o per rassegnarsi a una curva discendente, a vivere in un deterioramento e in una mediocrità. Lo scopo quindi è quello di dare assistenza alle coppie che vivono la sofferenza
e lo sconforto di un matrimonio in crisi. Quindi, seguendo un po' le slide, no? Vi parliamo, poi vedete anche queste. Nella società in cui viviamo, tutta una letteratura popolare, dai film alla televisione, ci propone prepotentemente un modello di matrimoni con facili vie d'uscita. Ci si sposa per soddisfazione personale, si deve rimanere insieme finché si sta bene senza fatica, si prova calore e si è felici. Se si comincia a soffrire, è legittimo guardarsi intorno e cercare altrove la propria soddisfazione. L'impegno di fedeltà è superato, la solitudine non va tollerata. Quando le cose vanno troppo male, c'è sempre il divorzio. L'amore è solo un sentimento, per cui se non lo si sente, vuol dire che il matrimonio è morto. I motivi che portano una coppia verso la crisi sono tanti. La mancanza di comunicazione e di dialogo, le delusioni, le aspettative infrante, scelte di vita che non convergono più, l'influenza della famiglia d'origine nel rapporto di coppia, l'adulterio commesso o subito, problemi di dipendenza con droghe, alcol, oppure mantenere abitudini e interessi escludono il coniuge come se si facesse una vita da scapoli pur essendo sposati. Ora, prima di proseguire con la presentazione delle slide del programma di Retroval, vi racconteremo la nostra esperienza. Vi parleremo di come la nostra crisi ha rappresentato veramente una tappa, dalla quale siamo ripartiti per una relazione matrimoniale più vera e intensa, di come non ci siamo rassegnati alla mediocrità, ma abbiamo attraversato la sofferenza per arrivare a benedire nuovo quello migliore. Io ho conosciuto Serena a 29 anni a una festa in maschera, ma solo io ero mascherato e per ironia della sorte vestito da Pinocchio. Ero molto chiuso e sfuggivo dalle responsabilità della vita, diffidavo dagli altri e soprattutto delle donne. Venivo da molte storie e storielline, anzi da molti finti rapporti superficiali. Ma sebbene tutto ciò ormai mi avesse creato una profonda sensazione di vuoto interiore e di indifferenza, iniziai a frequentare Serena con le medesime intenzioni di sempre. Però, uscendo insieme a lei, mi accorsi che Serena era molto divertente e spiritosa e rimasi colpito dalla sua sincerità e dalla sua fermezza. Mi piaceva che quando scherzavo sapesse stare al gioco e che quando era angosciato sapesse consolarmi. Pensavo che Serena fosse una donna piena di qualità e di cui ci si potesse fidare, e così, avendo superato il concorso e mi consentiva di iniziare a lavorare, dopo un anno di fidanzamento mi sposai con Serena. Ho incontrato Mario a una festa di carnevale. Iniziamo a uscire in compagnia e dopo qualche mese diventai la sua ragazza. Mario era molto simpatico e scherzoso, ridevamo molto insieme e con lui stavo bene. Mi piaceva, lo trovavo intelligente e brillante, anche se a volte lo vedevo brusco e scostante, come se volesse prendere le distanze per non coinvolgersi troppo. A volte lo vedevo teso e nervoso, ma questo lo imputavo al fatto che stava studiando duramente per un esame importante, che fortunatamente vinse di lì a poco. Con la stabilità lavorativa cominciamo a pensare al futuro e con mia grande felicità Mario mi chiese di sposarlo. Mi sembrava di toccare il cielo con un dito, mi sentivo onorata di diventare sua moglie e che avesse scelto proprio me. Arrivammo alle nozze dopo un fidanzamento durato poco più di un anno. Ero entusiasta di iniziare la mia vita matrimoniale con Mario, mettere su casa insieme, aiutarlo nel suo lavoro. Ero piena di energie e di voglia di fare. I problemi nel nostro rapporto matrimoniale sono sorti fin da subito, anche perché io ero molto possessivo con Serena e non tolleravo l'ammirazione che aveva per suo padre. Inoltre, nonostante fossimo quasi sempre d'accordo sulle scelte di fondo della nostra famiglia, sulle questioni di vita quotidiana, dove era necessario trovare un compromesso fra punti di vista diversi e diversi modi di vivere, ereditate le nostre famiglie di origine, scoppiava spesso una lite in cui entrambi volevamo avere ragione a tutti i costi. Mi resi conto che quel carattere forte e fermo che mi avevano colpito durante il nostro fidanzamento era un baluardo inespugnabile. Mentre io ero molto garoso e volevo sempre averla vinta, Serena non era per nulla disposta a cedere. Mi sembrava che nella sua testa non ci fosse posto solo per quello che lei riteneva giusto e la vedeva affermare le sue ragioni in modo insistente e ripetitivo, senza cedere un millimetro.
Così, non potendo spuntarla, discutendo, lasciavo cadere ogni dialogo e rimandavo ogni decisione, in modo da portarla di fatto a fare quello che io volevo, ma questo però non faceva che peggiorare le cose. Questi litigi, fatti di critiche, di accuse reciproche, mi provocavano sentimenti, risentimenti e rancori. Così, nonostante Serena fosse brava e diligentissima sia nelle faccende di casa, sia nell'aiutarmi nel lavoro, non riusciva a darle gli apprezzamenti e la considerazione che meritava e dove invece aveva bisogno. Inoltre, dopo la nascita di nostra figlia, quando c'era una questione, prendevo le sue difese invece di schierarmi con mia moglie. Questi continui litigi, le picche, mi esasperavano. Mi sentivo impotente, solo, deluso e rabbioso, ma ormai ero sposato e avevo una figlia alla quale ero attaccatissimo. Occorreva rassegnarsi e sopravvivere, e io conoscevo un solo modo, quello che avevo imparato nella mia famiglia di origine, dove si litigava spesso, rifugiarmi in me stesso e assentarmi. Così mi lasciai assorbire la professione, lavoravo mattina e sera, tornavo a casa solo per mangiare e dormire, e quando ero a casa con la testa era altrove. Facevo bene il mio lavoro, provvedevo largamente ai bisogni economici della famiglia, giocavo con mia figlia la domenica mattina, uscivo il sabato con la mia moglie e gli amici, ma per il resto non ero molto presente. Così, nonostante non avessimo problemi economici di nessun tipo e che conducessimo una intensa vita sociale, non eravamo né felici né sereni né in pace con noi stessi e fra di noi. Non vivevamo una relazione d'amore pieno, anche se facevamo finta che tutto andasse bene. Sin dai primi tempi di vita insieme capii che il nostro matrimonio non sarebbe stato quell'idilio che avevo creduto. Mi sentivo a disagio, insicura dei sentimenti di Mario e fragile e timorosa del suo giudizio. Mi ero creata una maschera di falsa sicurezza che mi preservava da eventuali ferite, ma che impediva anche l'intimità fra noi. Il mio lavoro di insegnante elementare precaria non mi soddisfaceva. Volevo lavorare con Mario, aiutarlo. Volevo essergli utile, dimostrargli che valevo, che ero indispensabile, che ero importante, che non poteva non volermi bene. Lavoravo in studio, in casa, ero instancabile nelle pulizie, nella preparazione dei pasti, nell'organizzazione della vita sociale. Volevo essere la moglie perfetta, ma non era mai abbastanza. Il mio senso di inadeguatezza non se ne andava. Vedevo Mario assente, disinteressato ai miei problemi e alla vita familiare, solo immerso nel suo lavoro. Non ridevamo più e io ero lamentosa e polemica. Vedevo Mario distante, silenzioso, nervoso e ogni scelta, ogni fatto quotidiano erano fonte di litigi, di polemiche infinite, dove ognuno di noi voleva avere l'ultima parola, dove nessuno voleva cedere e dar la vinta all'altro. Mi sentivo sola, ferita, ma volevo mantenere un'apparenza di famiglia felice. Io non ho ricevuto un'educazione religiosa e dopo la cresima ho chiuso con la Chiesa la Santa Messa. Ho continuato così fino all'aprile del 2010, quando facendo una procura a una persona ricoverata in un ospedale, mi sono reso conto di non essermi mai donato con gratuità a chi aveva bisogno. E così, passando davanti alla cappella dell'ospedale, sono entrato per dire una preghiera e ho chiesto a Dio di donarmi la fede. Nel giro di qualche mese la mia vita ha avuto un cambiamento repentino. Ho ricominciato ad andare alla messa, a rifrentare i sacramenti e a pregare. Ho come aperto gli occhi e ho capito il significato delle parole del Padre Nostro che invitano a rimettere i peccati così come sono stati rimessi i nostri. Ho capito che il mio compito era riconciliarmi con me stesso, con la mia famiglia e con il resto del mondo. Anche la nostra vita familiare ha avuto una svolta ed è iniziata a migliorare. Si cercava di discutere meno, ma nonostante i buoni propositi il cammino era faticoso. Così Serena, che voleva con me una relazione più vera, una comunione più piena, un giorno mi ha proposto di partecipare al programma di Retrovai. È stata un'esperienza coinvolgente e commovente. Abbiamo imparato a dialogare di più, abbiamo cominciato a comprenderci veramente, ad accettarci e a perdonarci. Abbiamo cominciato ad affrontare e sciogliere i nodi della nostra relazione. Abbiamo deciso di amarci sul serio. Vedendo il cambiamento di Mario, anch'io ho cominciato ad avvicinarmi pian piano ai sacramenti, frequentare la messa, confessarmi, sentirmi perdonata per le mie mancanze e le mie fragilità, mi permise di riuscire a smorzare i toni della nostra relazione. Ma anche se la nostra conversione aveva portato un clima più sereno fra noi,
capivo che la nostra relazione doveva essere ricostruita dalle fondamenta. Così un giorno, ascoltando Radio Maria, venne a conoscenza del programma di Retroval e propose a Mario di parteciparvi. Partecipando al programma di Retroval, ho scoperto un Mario che non conoscevo. Ho provato tanti sentimenti per lui sconosciuti, la tenerezza, la comprensione e l'affetto che sembravano scomparsi. Ho sperimentato la gioia di essere capita, accolta e valorizzata nel mio marito, e questo era quello che cercavo da sempre. Ho anche messo a fuoco certi miei comportamenti e atteggiamenti che certamente hanno minato il nostro rapporto e ho cercato di modificarli. Questo sguardo diverso, rivolto a me stessa e a Mario, mi ha fatto scoprire tanto suoi lati nascosti, iniziare pian piano ad aprirci l'un con l'altra, a trovare un'intimità che di fatto non avevamo mai avuto. Questo ci ha aiutato ad accettarci per quello che siamo e a criticarci di meno. Ho scoperto che il Signore ci ha sempre voluti uniti e ci è sempre stato vicino, anche se noi non ce ne accorgevamo. Riprendo la presentazione. Dopo questo percorso di Retroval, noi, ma anche le altre coppie che l'hanno fatto, si impegnano ad aiutare le coppie in crisi. Quindi chi fa il Retroval è uno che ha fatto il percorso. Perché il matrimonio può sopravvivere, e si rivolgono al Retroval per essere guariti. La nostra ferita quindi è diventata una feritoria. E noi siamo diventati dei guaritori feriti, abbiamo identificato e chiamato per nome quello che ci è successo, la nostra crisi ha preso un senso, è diventata un'arma che mettiamo a disposizione di altre coppie in difficoltà di relazione che decidono di non arrendersi e di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Ora, continuando con le proiezioni, vi diciamo un po' in cosa consiste il programma di Retroval. Dunque, il programma di Retroval è nato in Canada negli anni 70 e poi in Italia è iniziato a operare nel 2002 su richiesta dell'ufficio della famiglia della CEI, con cui siamo costantemente in contatto e con il quale ci confrontiamo spesso. Retroval è una comunità internazionale di discepoli impegnati a continuare nella guarigione del loro matrimonio e che condividono con l'aiuto dello Spirito Santo le loro storie, talenti e doni al fine di promuovere e diffondere il servizio in guarigione di Retroval. Noi crediamo che ogni matrimonio, un'unione di un uomo e di una donna, meriti la possibilità di sopravvivere, essere sanato e rifiorire come un accordo solenne di vita e amore. Retroval è il posto dove noi, come coppie in crisi, abbiamo trovato la speranza e quindi ci siamo impegnati con passione ad aumentare notevolmente il numero di coppie assistite sia nelle nuove che nelle esistenti comunità del mondo. Che cos'è Retroval? Retroval è un'esperienza cristiana, cattolica, il cui nome in francese significa ritrovarsi, che offre un messaggio diverso dai temi attuali di autogratificazione e autonomia. Da alcuni anni la Chiesa sta cercando di rafforzare il matrimonio tramite programmi per fidanzati, consulenza matrimoniale, programmi di arricchimento, sostegno ai genitori e aiuto per i separati divorziati. Retroval è un programma progettato per colmare un bisogno importante di offrire aiuto ai matrimoni in difficoltà. Vuole essere un segno di speranza per le coppie in una società in cui i mass media propongono un'unica alternativa ai problemi di relazione, la separazione o il divorzio. Porta un messaggio controcorrente perché riteniamo che ogni matrimonio abbia il diritto a sopravvivere, essere guarito e prosperare. È un'associazione che offre l'opportunità di ricostruire la relazione di coppia con un programma che ha un inizio e una fine completato, il quale le coppie guarite sono invitate a tornare nella loro comunità o movimento per continuare il loro servizio. A chi è destinato? Retroval è un percorso alla pari tra coppie, formate da un uomo e da una donna che hanno sperimentato difficoltà più o meno gravi del loro matrimonio e le hanno superate, e altre coppie che stanno vivendo le loro difficoltà. Anche se il programma è di estrazione cristiana, coppie di tutte le fedi e anche quelle senza tradizione di fede sono le benvenute e incoraggiate a partecipare per il beneficio del loro matrimonio. Retroval è un programma pensato per rispondere a un bisogno specifico di aiuto
per queste coppie sposate con sacramento, civilmente o conviventi stabili, sull'orlo della separazione o anche già separate e divorziate, che desiderino darsi un'altra possibilità nella loro relazione. È destinato anche a sacerdoti o religiosi e religiose che vogliono conoscere e eventualmente impegnarsi nell'esperienza. Attraverso un programma che ha come metodo il processo di ascolto, perdono, comunicazione e dialogo, e questi aspetti magari se li vogliamo approfondire li riserviamo alle domande, così si esce dallo schema e si va in una parte magari più naturale. Vengono offerti come strumenti e diventano potenti mezzi per la riconciliazione e la ricostruzione del rapporto di coppia. Inoltre aiuta le coppie a ricostruire il matrimonio, sostenendo la speranza che dal conflitto si può rinascere più forti. Offre loro la possibilità di ritrovare una vita di fede, proponendo e valorizzando il sacramento del matrimonio, vissuto in una comunità cristiana dove conta il sostegno di un gruppo di coppie che crede nel valore del matrimonio e la preghiera. Riconosce e fa sperimentare che essere chiesa significa anche credere che la debolezza è strumento di grazia. È in questa prospettiva che il Papa Benedetto XVI, nel meeting del 2008, ha detto testualmente che la crisi diventerà con l'aiuto del Signore un passaggio di crescita e che l'amore ne riuscirà purificato, maturato e rafforzato. Come funziona il programma di Retrovai? È un programma strutturato in 4 fasi e per tutte queste fasi è assicurata la massima riservatezza da parte di tutte le persone che in vario modo sono coinvolte nel percorso di accompagnamento. La prima fase è la registrazione, intervista che si fa telefonando al centralino per iscriversi al programma. Ci sono 2 coppie che fanno questo servizio, una al nord e una al sud. La particolarità e l'importanza di questa fase è che ci devono essere 2 telefonate distinte, di lui e di lei. La seconda fase è il weekend, dove sono presenti 3 coppie presentatrici e un sacerdote. Inizia con la cena del venerdì e si conclude la domenica pomeriggio con la celebrazione eucaristica. In questa fase si apprende una tecnica di dialogo che conduce a toccare i nodi cruciali della relazione sempre più in profondità. I partecipanti non parlano in pubblico di questioni personali, si chiede loro solo di ascoltare le testimonianze delle coppie presentatrici e del sacerdote, che si alternano, e si chiede loro un lavoro di elaborazione da fare esclusivamente con il proprio coniuge. Quindi chi partecipa al weekend non deve parlare dei propri problemi, quindi la riservatezza è garantita, è questo. Non viene chiesto di dire niente, solo le coppie presentatrici parlano la testimonianza. E poi le coppie vengono stimolate a fare dei lavori comunque insieme, ma che poi non vengono divulgate agli altri, insomma. Dei dialoghi in coppia. La terza fase sono i post weekend, in cui le coppie hanno fatto il weekend e sono accompagnate da 1 o più coppie animatrici. È un cammino successivo, inizia la settimana immediatamente dopo, vengono fatti i gruppi di persone che vengono dalla stessa regione, quindi quelle della Toscana lo fanno in Toscana, quello delle altre regioni lo fanno nella loro regione di appartenenza. Questa terza fase è formata da 12 incontri a cadenza settimanale. Ogni incontro dura circa 2 ore. Poi c'è la quarta fase, cioè quando si è finito tutto il percorso, c'è il cosiddetto core, che vuol dire continuare Retrovai, perché quando è finito questi 12 incontri le coppie hanno ancora bisogno di sostegno, per cui una volta al mese c'è un incontro autogestito da chi ha finito, quindi tutti quelli che hanno finito il percorso di Retrovai e vogliono venire al core, anche dei weekend precedenti, continuano a venire e c'è una comunità di persone che hanno vissuto la stessa esperienza e si sostengano via via. Le coppie, ora una spiegazione un po' veloce sulle coppie, i preti e i presentatori, sul team, insomma, il team del weekend. Il percorso proposto alle coppie che partecipano al cammino di Retrovai ha la specificità di essere guidato da un team di persone composto esclusivamente da coppie che hanno già vissuto
l'esperienza di Vesroval e da sacerdoti. Questo permette di creare un clima di empatia e vicinanza tra le coppie presentatrici e le coppie partecipanti, proprio perché le coppie presentatrici hanno sperimentato lo stesso dolore e angoscia nella loro relazione. Il termine coppie presentatrici deve essere interpretato facendo riferimento all'accezione inglese della parola present, dono, cioè le coppie, inteso come le coppie che fanno un dono di un pezzo della loro vita. Non sono maestri, offrono un servizio alla pari, hanno solo le loro storie spezzate da condividere. Sono sposi che hanno vissuto in prima persona le medesime difficoltà e le hanno superate con la grazia di Dio e il sostegno di Vesroval. La spiritualità che anima la coppia presentatrice è quella evangelica del gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, Matteo 10,8. Sono coppie preparate, gli incontri sono garantiti perché sono tutti molto strutturati, quindi non è che uno improvvisa. Non danno aspettative non realistiche, ma incoraggiano e testimoniano che ogni matrimonio può essere guarito. Invitano a guardare il dolore sotto una nuova luce e questo è presentato come un invito alla conversione. E sono coppie che in forza del sacramento del matrimonio sono passate da oggetto di pastorale, coppie ferite, bisognose di cure, a soggetto di pastorale, coppie ritrovate, portatrici di speranza e di guarigione. Papa XVI ha detto di Vesroval che nei momenti più bui la speranza, i coniugi l'hanno smarrita, allora c'è bisogno di altri che la custodiscono, di un noi, di una compagnia di veri amici che nel massimo rispetto, ma anche con sincera volontà di bene, siano pronti a condividere un po' della propria speranza con chi l'ha perduta. Non in modo sentimentale o velletario, ma organizzato e realistico. Ha definito Papa Benedetto XVI Vesroval come custode di una speranza più grande. Quindi il primo programma di Vesroval si svolse a Roma nell'ottobre 2001 e oggi noi siamo qui a testimoniare che la nostra relazione ferita è guarita grazie al nostro impegno personale, al sostegno e agli strumenti appresi durante il percorso in Vesroval e alla misericordia di Dio. Però in questa esperienza potranno riconoscersi tutti coloro che ancora non vedono la luce in fondo al tunnel, che non sanno più sperare, confusi dai messaggi falsati di chi cerca di convincerci che la separazione sia la facile scappatoia alla sofferenza di una relazione. Molti che stanno vivendo le stesse circostanze potranno essere incoraggiati a ritrovare il seme della speranza per darsi la spinta necessaria per ricominciare e per ritrovarsi. Questo è il libro Scelgo ancora te, dove ci sono le storie di alcune coppie che hanno fatto il weekend e il percorso di Vesroval. Io lascerei lo spazio alle domande, magari più. Se non una parola sui rapporti con la Chiesa. Vesroval non può, cioè in Italia si è lavorato molto con l'ufficio pastorale della CEI e noi ci siamo spesso in contatto e ci confrontiamo con questo ufficio. Vesroval non può avviare un programma in una diocesi senza che il vescovo non ne sia informato e abbia dato la sua approvazione. Vesroval è un servizio alla Chiesa nel rispetto e nell'obbedienza dell'autorità ecclesiale locale. Grazie mille. Allora, è molto interessantissimo quello che avete detto e insomma io non conoscevo questa realtà, quindi professo la mia ignoranza, ma ecco, mi vengono in mente diverse domande che magari ora farò, magari non tutte insieme, comunque. Dunque, voi avete detto che questo
questo programma non, al limite potrebbe essere valido o è valido non solo per le coppie sposate, ma anche per due amici o due amiche, che ne so, che magari hanno dei problemi, può essere, ho capito bene, oppure lei ha detto dei sacerdoti, cioè non è solo per le coppie sposate, ma può avere una valenza, può essere utile anche per altri tipi di rapporti, non so se ho capito bene. Noi siamo cristiani, sì, quindi sì. Noi crediamo nel matrimonio. Sì, no, no, ma io il matrimonio fra uomo e donna. No, no, non parlavo di omosessuali, parlavo di amicizia normale. Siamo aperti e da noi vengono soprattutto coppie sposate, poi se ci sono altre coppie che hanno bisogno di un aiuto per lo stare insieme, ben vengono, anche perché questo è un programma che è basato molto sulla preghiera. E si presenta anche l'importanza che c'è di sposarsi, perché se ci si sposa non siamo in due ma siamo in tre, e quindi l'aiuto della grazia di Dio è fondamentale. Quindi se vengano coppie non sposate, ben vengano, perché gli si offre un'opportunità maggiore. Chiaramente riguardo ai sacerdoti, fanno il percorso il weekend per poi entrare a far parte del servizio, perché durante il weekend noi abbiamo bisogno di un sacerdote, e anche alla fine del post weekend c'è una messa. Quindi se una coppia ha bisogno di confessarsi, di un supporto ulteriore, la presenza di un sacerdote è fondamentale, quindi noi vogliamo capito, il sacerdote. Ho capito, no, allora avevo capito male, perché cioè, quando ho sentito dire ma c'è anche altri sacerdoti o suore, quindi pensavo che potesse essere un programma valido anche per altri tipi di rapporti e non solo per il matrimonio, per la convivenza. Ok, no, no, chiarita la cosa, ero io che avevo capito male. E ecco, ora la domanda vera. Dunque, i motivi, sì, certo, l'ho visti, l'avete elencati nella slide, l'ho letti, poi insomma sono andata a vedere sul sito anche, insomma, quindi li ho letti anche stamani. Possono essere tanti, e voi riuscite, diciamo che riuscite a riunire tutte le coppie? C'è qualche caso in cui non è stato possibile? Certo. Per esempio, io giorni fa ho parlato con una signora che mi ha raccontato che lei si è separata dal marito, persona cattolicissima, perché il marito creava problemi con le figlie, cioè cercava di avere rapporti con le figlie, quindi una tragedia, insomma. Quindi chiaramente quando siamo di fronte a queste situazioni qui, insomma, come si fa a dire a una donna te rimani con quell'uomo, insomma, è impossibile, tant'è vero che ha cambiato cognome alle figlie, insomma, vabbè, comunque non sto ora a dilungarmi sui particolari. Quindi in casi come questi penso che sia un po' difficile, ecco, volevo capire quali sono i casi limiti dove non riuscite anche a ricucire i rapporti. Grazie. Dunque, i casi limite, ora appunto, dato che noi poi alla fine, anche seguendo i 12 incontri successivi, dove appunto per spiegare brevemente com'è, c'è questo weekend, che è un weekend molto di impatto, dove c'è un forte impatto emotivo fra la coppia, perché vengono toccate tanti argomenti, per cui però e tanti nodi della relazione, però appunto rimanere a quel solo weekend mi capisce che è un po' esaustivo, perché insomma è bene che poi il programma venga completato con 12 incontri dove vengono toccati e approfonditi gli argomenti che nel weekend vengono solo toccati molto velocemente. E quindi a questo weekend, a questi post weekend, è bene partecipare e lavorare. A questi, noi poi concludiamo questi 12 incontri, ma spesso, se non ce lo vengono a dire, noi non conosciamo assolutamente la storia di queste persone. No, a parte l'esito, ma non conosciamo i loro problemi. Noi non chiediamo di dire il capito? Loro problemi. Cioè non sappiamo se loro sono venuti per quale motivo, per quello lì, perché si sono traditi, perché c'è stato un problema di alcolismo. Noi possiamo dire che fra le coppie sono rimaste, hanno avuto problemi più vari, tradimenti, droga, li hanno superati. Alcuni evidentemente sì, altri no. Ma se si vuol dire chi è che lo,
chi è che ne beneficia e chi no, e chi ci lavora, chi si impegna. Anche. Chi si impegna e chi. Cioè, l'associazione c'ha una percentuale circa di riuscita, non so. Diciamo, sì, c'è una. Sì, il 70% di riuscita c'è, però è chiaro che ci sono. E poi quello che è molto importante è lavorare, perché se la coppia, quando finisce quell'incontro, poi ha del lavoro da fare a casa nella settimana, se la coppia non lo fa, cioè chiaramente non viene niente dal niente, la bacchetta magica non c'è, se certi atteggiamenti non cambiano, se non c'è la volontà di lavorare, di fare e di impegnarsi per ricostruire la relazione. Noi diamo continuamente degli stimoli a fare dei piccoli cambiamenti per invertire i comportamenti. È chiaro che se uno fa sempre la stessa domanda, lo stesso comportamento, ottiene la stessa risposta dalla moglie, le cose non cambiano. Ma anche se uno fa un piccolo cambiamento, dalla buonanotte, oppure torna a casa e la moglie la accoglie con un sorriso, sono piccoli cambiamenti, ma cambia il ciclo e quindi inizia un ciclo diverso. Noi si stimola a fare queste cose, a entrare in un circolo di virtuale buono, se no si fa sempre le stesse cose, si ha sempre la stessa risposta e poi il rapporto si incancrenisce, cioè non va da nessuna parte, se no. Allora, intanto se ho capito bene, le coppie che partecipano hanno la privacy totale, cioè vengono, non raccontano a nessuno i loro problemi e se non vogliono vanno via senza averli raccontati, solo ascoltano. Esatto. e accolgono. Sì. Quello che... E lavorano a casa. Ecco, questo mi sembra una cosa importante da puntualizzare. Poi avevo già fatto una domanda prima, però vorrei che la risposta me la desse anche ora, così poi chi vedrà la registrazione sul blog si può fare un'idea. Gli ho chiesto prima quando viene fatta quella telefonata, ma se uno dei due coniugi è più restio a partecipare, come può fare? Perché tante volte succede che in una coppia uno è più aperto a ricucire e l'altro magari si rende nemmeno conto dei problemi che c'è. Ecco, allora come fare per dare la spinta a quello più indeciso? Allora, è chiaro che nessuno può essere obbligato. Il meccanismo è: chi è più interessato telefona, fa la telefonata, dà la disponibilità e dice io ci sono, e poi va dal marito, dalla moglie e gli dice io ho fatto la mia parte, questo è il programma, ora tocca la tua, questo è il telefono, fai te la tua telefonata. Se uno comincia a dire che dici ci si va o non ci si va, il marito dice ma non ci penso, poi non so dire, uno prende e fa la sua parte, telefona e va. Lei telefonò, poi mi disse ora tocca a te, mi fece il numero, mi mise il telefono in mano e questo è un modo. Poi se quella ha telefono e dice io ci voglio andare, c'è nulla a fare, si capisce. Al centralino sono molto bravi, ci sono delle coppie veramente quindi, molto brave, che sanno anche proprio gestire, perché al telefono loro sentono di tutto, gli sfoghi di tante persone, e sono molto bravi a trattarli. Quindi chiedere al coniuge di fare una telefonata, insomma la telefonata la si fa e poi... Chiaro che c'è l'impegno, e in questo programma sin dall'inizio viene molto ribadito che quello che il lavoro che uno deve fare è il lavoro suo, cioè uno deve lavorare in prima persona, cioè deve dare il suo 100% senza stare a vedere quello che fa il coniuge, perché se bisogna lavorare su di noi, e questo è una cosa che, questo è un lavoro di coppia, però è un lavoro fondamentale della persona, perché uno se poi non sana i suoi comportamenti non può pretendere, perché invece l'atteggiamento è sempre di incolpare l'altro, no? E invece te devi lavorare sul tuo, e poi quando hai fatto il tuo 100% è già tanto, mi sembra. Quindi uno degli errori che si fa, perché non ci insegnano a essere o il marito o la moglie o il babbo o la mamma, è voler cambiare l'altro,
Voler cambiare l'altro è già in essere una prospettiva che non va bene, perché vuol dire la colpa è sua, è già un'accusa, è già un giudizio. Giudicare, accusare, criticare, e siamo già alla porta al litigio. Quindi il coniuge va accettato, uno prima deve accettare se stessi. Quando io prima parlavo del perdono, la famiglia d'origine, retrova prima, ti insegna anche queste cose qui. Accettare se stessi vuol dire perdonare se stessi, perché spesso uno si sente cattivo. Chi è che non ha pensieri cattivi? E allora, quando uno si sente cattivo, è portato a accusare gli altri, perché io sono cattivo, ma anche lui, il mio figliolo fa questo, ma è solo si spinella, cioè è chiaro. E allora ci si trasforma tutti in accusatori degli altri, perché si sta male con noi stessi. Invece noi siamo amati da Dio con le nostre miserie, Dio ci benedice. Allora noi dobbiamo accettare noi stessi, e quando uno ha accettato se stesso, le proprie miserie, accetta il coniuge, lo valorizza e benedice il coniuge, invece di maledirlo, di dir male, dice bene. E questo è un altro aspetto che insegna Retrobal, a cambiare pensieri, perché spesso noi viviamo male perché abbiamo pensieri e aspettative cattive. È il ritardo, è la solita, non so io come mai, ha preso tutta la sua mamma dal suo babbo, è la sua sorella, è lui, non viene mai a tavola, lo chiama, e uno pensa male, si pone male. Invece magari quello è in ritardo perché si è fermato a comprare una cosa per la famiglia, c'è la traffico. Quindi noi bisogna cominciare a pensare bene, a benedire, e quindi questo. E quando uno comincia a entrare in questi loop di pensieri cattivi, uno deve dire fermo, io sto maledicendo la moglie, sto maledicendo il mio marito. Si ferma e comincia a pensare bene. Quando poi affronta la moglie non litiga, perché è di animo ben messo, questo fo, per entrare un pochino nel concreto. Due domande veloci. Una, se in una coppia un coniuge può iniziare anche da solo, oppure tassativamente devono essere sempre in due. L'altra è, avete parlato di privacy, però come può una coppia a volte liberarsi delle proprie pesantezze se non butta fuori a qualcun altro anche quello che magari è difficile o dov'è il problema? Cioè, c'è qualcuno che può raccogliere questo pur consentendo la privacy? Non ho capito bene, ecco, questo aspetto, perché lavorare tra di loro a volte magari si ritorna sulle stesse modalità. Riguardo a questo punto, nessuno è obbligato, però è chiaro che se loro vogliono parlare, aprirsi, nessuno certo. Non li ascolta, questo è chiaro. Dicevo, è chiaro che questo è un percorso di coppia. Se durante questi 12 incontri per qualche motivo uno dei due coniugi non può, è meglio che non venire, è meglio che venga uno, però è chiaro che poi è sempre e deve essere fatto. Il weekend ci copia, o ci si va in due o ci si va. Anche perché poi il lavoro, se poi una volta capita che quello per qualche motivo, un motivo lavorativo, non può, viene l'altro, almeno raccoglie il lavoro, però poi per il fatto di parlare. Noi, è chiaro che se qualcuno ci vuole parlare o alla coppia noi si dona questi incontri. Però è sempre bene che parlino insieme, cioè non vogliamo che raccogliere le confidenze di uno contro l'altro, questo no. E in ogni caso noi non siamo consulenti matrimoniali, e quindi non lo vogliamo fare e non lo sappiamo fare. E non è questo il nostro il ruolo. Se ci sono problemi specifici, noi li suggeriamo dei professionisti, dei psicologi, per dei problemi specifici, come quello che ci faceva presente prima la dottoressa. È chiaro, in quel caso, non sono certo io, ci vuole dell'assistenza specifica. Come se appunto uno è dipendente da droghe, da alcol, è chiaro che non è questo il nostro ruolo.
Allora, si svolge in un weekend e poi sono 12 incontri. Sì. Poi avete detto c'è il core, che è continuo, ma se uno poi non vuole partecipare, no, perché a volte lo dico, perché a volte c'è chi magari viene e poi dice ma poi sono obbligato. Fatti 12 incontri, chi è a posto è a posto. Come si è detto, ognuno se uno abbandona il quinto comunità. Incontro, abbandona il quinto incontro. Oppure se finisce, quando li finisce, non ha, viene magari una volta al coro oppure non ci viene più. Quello non è, questo, sa che c'è comunque un sostegno mensile dove le coppie si ritrovano, dove viene ogni mese trattato un argomento. Poi ci sono i cori anche fatti con le altre regioni, per esempio l'abbiamo fatto uno insieme a Lombardia e Piemonte in un convento di frati, è stata una cosa molto bella con tutti i bambini. Ecco, al core possono venire anche i bambini, c'è una babysitter che lì sta con loro quando i genitori quelle due ore trattano l'argomento, ma mentre negli incontri i 12 posti i figli non ci possono essere, ma al core sì. Allora, per chiedere, nella vostra esperienza, no, quali sono gli strumenti, perché qui diciamo ognuno di noi magari sposato pensa di essere, come posso dire, conoscere perfettamente la moglie, di essere un esperto di comunicazione. Nella vostra esperienza, quali sono gli strumenti che vi sono stati dati, cioè, che ritenete particolarmente significativi? Ve ne avranno proposti 100. I vostri tre. Anche due. Allora, la caratteristica un po' di Retrovile è il dialogo sui sentimenti. Cioè, noi quando si parla con il coniuge siamo portati a dare comunicazioni di servizio, logiche, devo uscire, rientra, prenditi i bambini, ho avuto una giornata difficile, ho un collega di lavoro antipatico, lascialo perdere. Si cerca, cioè non ci si ascolta nel profondo, né siamo abituati a comunicarci nel profondo, ma siamo abituati a dare un ascolto superficiale, a comunicare soluzioni. Ecco, Retrovile insegna a comunicare, ascoltare, a essere interessati ai sentimenti, allo stato d'animo della persona. Un ascolto, per esempio, efficace è questo, è quello che si interessa della persona, non del problema, perché se mia moglie torna a casa e mi dice ha avuto un problema con il bambino o con la bambina, come risolverlo? Lo sa da sé, come io i problemi di lavoro e me li risolvo da... Io ho bisogno di essere capito, ho bisogno che lei si interessi a cosa ho sentito io in quella situazione, cosa ho provato, e lei quindi deve farmi le domande per sapere questo di me, e io devo cercare di comunicargli i miei stati d'animo, i miei stati emotivi. Questo è l'elemento che crea una grande intimità, perché ci si abitua a aprirsi all'altro e a interessarsi all'altro nel profondo. Quando Cristo è in Dio, Dio è in Cristo, e che vuol dire poi alla fine? Vuol dire che c'è questi spiriti che si compenetrano. E allora per anche noi riuscire a fare una condivisione profonda, noi bisogna fare una condivisione non di cose pratiche, vai a prendere i bambini alle 6, noi bisogna cercare di capire quello che è il sentimento che ha vissuto la Serena, e il sentimento che provo io in certe situazioni. E non è facile, perché non siamo abituati a descrivere sentimenti, né siamo abituati a interessarsi, ma se lei si interessa a quello che io ho sentito, io mi sento capito, mi sento ascoltato, e se io gli dono i miei sentimenti si crea fra di noi una profonda intimità, una profonda comprensione, e questo è il primo strumento. Poi, per esempio, questo, se voi ci pensate, si ricollega molto ai primi momenti della storia amorosa, no? Perché noi ci
stavamo tanto bene nella fase, perché ci parlavamo tanto, si parlava, ci si capiva, si pensava che proprio quella fosse la persona che ci capiva davvero, con cui si poteva dire tutto, no? E però poi spesso questa fase dura brevemente, oppure poi le cose cambiano, siamo presi dal vortice delle cose, quindi tutta questa fase finisce, ecco perché spesso, frequentissimamente i matrimoni vanno in crisi per questo, per la comunicazione che finisce, per il dialogo che non c'è più, e poi non si ascolta, cioè non si dice i nostri sentimenti e non si ascolta quello dell'altro, cioè noi non si guarda in faccia quando la persona ci parla, cosa che invece per esempio è tanto importante, noi non ci si ferma in quel momento quando l'altro ci parla, noi si continua a fare le nostre cose, si fa da mangiare e si spentola e quello ci dice una cosa, quindi sì va bene, quello non si sente ascoltato, oppure si dà la soluzione, quello non vuole la soluzione, oppure si minimizza, cosa vuoi che sia, sapessi come mi sono sentito io, vabbè ma io ti sto parlando di me, di ascoltare me, cioè, quindi, ma questa è tutta cattiva comunicazione, cioè, che è una cosa che va imparata e nessuno ci ha mai insegnato. Quindi il primo strumento è il dialogo, e lei invita a fare dialoghi giornalmente. È chiaro che quando c'è questo aspetto di intimità che si viene a creare, dopo vari incontri c'è anche un modo per risolvere i contrasti, perché poi se c'è un problema, il problema non si può risolvere dicendo i sentimenti, però i sentimenti servono per avere una comunicazione empatica. Poi quando si è creato questo ambiente delicato di tenerezza, di intimità, a quel punto si può andare a confrontare le opinioni diverse. Voglio dire un'altra cosa, c'è una comunicazione, un modo di comunicare empatico, cioè, ma questo c'è anche con i figli, con tutti. Se io gli dico al bambino guarda lì come hai lasciato la camera, tutti i calzini a giro, sei un cialtrone, hai preso dalla tua mamma, o dai tuo babbo, o dalla tua nonna, che poi c'è le famiglie d'origine. È chiaro, quello si sente accusato. Ogni volta che c'è un'accusa, la persona non dice, si ha ragione, li mette a posto, la persona si difende, si chiude, e quindi, io ho lasciato lì, anche la mia sorella fa di peggio, e però non gli dici nulla, e si entra in un litigio. Quindi invece c'è un modo di dire le cose che non porta a litigare. Se io dico quando lasci i calzini fuori mi sento, che ne so, abbandonato, oppure mi sento triste, perché non è, lo collego al mio bisogno, perché non è soddisfatto il mio bisogno di ordine, il mio bisogno di essere aiutato nella famiglia, per favore puoi rimettere a posto la tua camera? Cioè questo è un modo di comunicare che non è aggressivo, e questo poi quando ti dici il problema, il sentimento che provi, il tuo bisogno che non è soddisfatto, gli fai una richiesta e siamo già nel confronto di idee, siamo già nel confronto di quelli che sono la mia opinione e la tua, e a quel punto si arriva a trovare un compromesso, una soluzione. Questo è il secondo strumento, che è un proprio scritto, cioè proprio un percorso fatto che aiuta, che ti conduce di fasi dal dialogo ai sentimenti, ai bisogni, alle proposte e alla decisione insieme. Quindi c'è anche un modo di risolvere il conflitto. Anche perché, appunto, come diceva, la maggior parte delle cose che ci fanno arrabbiare sono quelle che ci feriscono nelle nostre aspettative, nei nostri bisogni non soddisfatti. Quando noi abbiamo, e questo è il retrovel, ci aiuta anche a mettere a fuoco i bisogni che noi abbiamo e che magari non sappiamo neanche, perché noi non ce li diciamo neanche per noi i nostri bisogni, e poi alla fine non si sanno dire nemmeno all'altro, ci arrabbiamo per delle cose e non sappiamo neanche perché, però se noi si riesce a entrare un po' dentro di noi, perché anche questo è
è un contattarci con noi stessi che non si fa mai, non si vive contattandoci, noi frequentemente ci anestesizziamo, cioè proprio perché abbiamo dei bisogni, delle aspettative, delle ferite, noi si passa la vita a anestesizzarci questo, a fare tante cose, fare e a stordirci, ma non, raramente noi ci si contatta col profondo di noi stessi per capire i bisogni che abbiamo. E quindi quando noi li capiamo si sanno anche dire all'altro, no? Tirare fuori e dire io ho questo bisogno e te in questo momento io mi aspetto questo, mi aspetto quest'altro, no? E si parla e si tirano fuori. Però questo è un percorso anche non facile, non siamo stati abituati, però anche se noi ci abituiamo e lo facciamo con i nostri figli, anche i nostri figli si abituano a farlo, a sentire le proprie emozioni e poi a dirle, perché se no si passa a comunicare ai figli un atteggiamento di ira, di stizza, di un atteggiamento che appunto non è empatico, ma è di rabbia, è di sfogo, e questo distrugge le relazioni, perché tante volte noi abbiamo sfoghi di rabbia, di ira, perché non sono soddisfatti dei nostri bisogni, ma questa ira ferisce l'altro, ferisce e crea tanto risentimento, crea tanta ferita nell'altro, quindi anche questo poi nel matrimonio si accumula, sono tutte piccole gocce di veleno che quotidianamente poi si dice ma come, non ho capito, dopo 10 anni esci fuori con una cosa così, perché? E fate attenzione, per esempio la rabbia, io la ricollego a quello che ho detto prima, le aspettative, i pensieri negativi, quando uno prova rabbia per qualcosa ha fatto il coniuge, no? È portato a dare la colpa al coniuge, è arrivato in ritardo, sono arrabbiato. In realtà uno è arrabbiato perché ha vissuto male la cosa, per il bisogno che aveva lui e non era soddisfatto. Faccio un esempio, se lei arriva tardi, si doveva uscire, io sono arrabbiato perché avevo voglia di uscire, era il mio bisogno. Ma se io stavo guardando la partita e lei è arrivata in ritardo, io sono tutto contento. Quindi non è lei che è arrivata in ritardo che scatena la rabbia, è il mio atteggiamento interiore, è chiaro. Altre due cose che aiuta Retova ci dice, l'amore non è un sentimento, è una decisione, così il perdono è una decisione, la decisione di impegnarsi, quindi invita a impegnarsi nella relazione, a prendere la decisione di amare, cioè prendere la decisione di prendersi cura del coniuge. La decisione di perdonare se stessi e il coniuge. E Retovar a un certo punto c'è anche un incontro sulla famiglia d'origine e sulla nostra personalità tipo, e quindi affronta anche quelle che sono quello che ci si porta dietro dalla famiglia d'origine, tanti modi magari sbagliati di relazionarsi, modi che si è appreso e che invece ci hanno, portandoli nel nostro matrimonio, poi hanno causato delle ferite. Dicevo, ma questo percorso, mentre parlavate, dicevo, sono problemi che un po' tutti abbiamo, perché problemi di comunicazione non solo tra coniugi, ma ci sono a tutti i livelli. È vero che insegnandolo ai figli, poi perlomeno nella generazione lì viene già con quell'educazione lì, con quelle abitudini lì. Non sarebbe bello farlo prima di sposarsi? Cioè, nessuno vi ha chiesto di fare questi percorsi ai fidanzati? Noi ci siamo offerti alla pastorale di Firenze per farli. E comunque uno, forse c'è una cosa... Sì. Non pensa, ci vanno, il marito picchia la moglie, c'è un problema d'adulterio, quello si droga, quello beve, vanno a... No, cioè, Retrovai ti aiuta ad avere una relazione d'amore più piena, perché ti insegna a fare il marito, a fare la moglie, e poi quindi è un po'... A Retrovai non ci sono quelli disperati che si separano, nel senso, sarebbe molto auspicabile che ci andassero tante coppie, non dico tutte, ma... Poi è chiaro che è dice il salvagente per le coppie in crisi, ma e poi e c'è un'altra cosa, sicuramente questo
viene fatto anche nelle diocesi, nei corsi per fidanzati, però guardate che i fidanzati le prendono in un altro modo, anche perché le ascoltano, però non è per loro, nel senso, ma noi ci si ama, ma chi ci vengano a raccontare queste cose? A noi non ci capiterà mai questa cosa qui, capite? Invece c'è in tutti i matrimoni la fase della romanza, della delusione, delle volte della disperazione, spero di no, però frequentemente c'è, e poi non è detto che chi non si separa stia bene. Quello che dice, uno si rassegna, cioè, tante coppie si rassegnano. Tante coppie vivono da scapoli sposati, cioè stanno insieme nella stessa casa, ma ognuno fa la sua vita e non hanno una relazione d'amore vera, piena. Non sono separati, ma che vuol dire? Cioè, è solo perché apparentemente va tutto bene, ma se io vivo male... La discende un rapporto e poi si miserisce e si accontentano, anzi si crea un equilibrio malato in cui c'è questa tregua e li permette di andare avanti. Per scrivere l'articolo, se prima non l'ho capito io e poi si spiegano male dopo, insomma, ovviamente. Allora, prima volevo capire una cosa che non mi è chiara, poi vi faccio un'altra domanda. Allora, al centralino, quando i coniugi fanno la prima chiamata al centralino e lì raccontano ognuno per conto suo quali sono i loro problemi, qual è la loro situazione, la propria situazione, perché la telefonata è singola, no? Quindi, ecco, ma la telefonata viene registrata comunque, perché, no, nel senso, perché se poi deve per capire i problemi, per poi potervi aiutare, no, non viene registrata, non viene... Ascolti, io la coppia centralina non l'ho mai fatta. No, chiedevo, non credo proprio, ecco, no. E allora uno, cioè, racconta tutte queste cose... Se vuole. Il centralino serve per fissare il weekend. Okay. Quando c'è il weekend, dov'è? Come funziona? Danno delle informazioni. Sì, poi uno se vuole e poi si sfoga o parla, ecco, se vuole, ma così, ecco. È influente poi su quello che sarà l'operato, ecco, per capire questo. Non gli chiedano i problemi, gli chiederanno le email, il numero di telefono per poi dargli l'informazione. Sì, è una questione poi logistica, insomma. Logistica, sì. Allora, la domanda vera è questa. Dunque, io ritorno un po' su quello che avevo detto all'inizio, non avendo capito bene, no? Però mi sembra che più voi spiegate quali sono i meccanismi di questo metodo, io ho pensato che questo metodo potrebbe essere validissimo, per esempio, da attuare nei luoghi di lavoro, fra i rapporti fra colleghi, dove spesso in molti luoghi di lavoro, io faccio anche la sindacalista quindi ne so qualcosa, spesso sono ambienti invivibili, se sappiamo benissimo di mobbing, di vessazioni morali, di persone che... E a volte basterebbe, perché magari uno ha paura che l'altro lo voglia superare, poi in realtà non è vero, cioè magari non sempre è così. Ecco, forse questi metodi sulla comunicazione, come ora ci avete spiegato, potrebbero essere validissimi anche in questo contesto. Allora io mi domando, siccome la Chiesa, la CE proprio si occupa anche della pastorale del lavoro, e, insomma, anche perché è una fetta importantissima, no, della vita di ognuno di noi, non vi è mai giunta una proposta del genere, o comunque potrebbe essere fatta una proposta del genere? La Retrovail nasce per le coppie, è un salvagente per i matrimoni, e certo il metodo sì, ma io faccio anche il mediatore, allora anche qui siamo in un ambito diverso, non è quello del matrimonio, siamo in una mediazione, può essere commerciale, civile, nei luoghi di lavoro e può essere anche nella scuola, fra insegnanti e alunni o fra gruppi di alunni, e so che alcuni la stanno facendo, ma come mediatori, non è tipico di Retrovail, anche se è chiaramente... Il dialogo è lo stesso, certo. Ma questo metodo poi viene utilizzato anche nelle mediazioni internazionali. Certo. Ma poi quando uno sta meglio con sé e con la sua moglie, può star meglio con tutti, perché è chiaro che le persone che hanno questi problemi in famiglia ce l'hanno
poi si ripercuotono sul lavoro, con i parenti, con i familiari, con tutti. Cioè, quando il matrimonio va male tutto quello che ci sta intorno, anche perché il matrimonio non è un fatto privato, il matrimonio si ripercuote tantissimo sulla società, e quindi quando una coppia sta male, c'è una percentuale di persone intorno, più di un centinaio che stanno male, amici, parenti, figli. Cioè, è un danno emotivo e un danno economico enorme una separazione. Difficilmente calcolabile. Papa Giovanni ha detto: come va la famiglia, così va il mondo. Papa Giovanni Paolo II. È un aspetto che noi non ce ne occupiamo, perché lo fanno il finanziario, però credo che loro propongano 450 da dare, 150 subito al weekend e poi in busta chiusa, il resto uno può dare la differenza, un po' meno, un po' di più a seconda delle possibilità. Oppure cioè, che anche se uno, cioè, dato che è anonima e quindi uno non è che non partecipa, se, alla fine del weekend la domenica viene data una busta, c'è un bonifico da fare per iscriversi al weekend proprio per le spese vive della, credo sia i 150 euro mi sembra, sì, e che è proprio il minimo per, e anche poi i weekend sono due notti, poi c'è tutti i pasti, eh sì, quindi certo, e poi il resto c'è, cioè, chi lo può dare lo dà, chi può da, chi dà, chi può dare di più, chi può, chi non può non dà niente. Considerato 450. Una struttura a notte minimo costa 60-55 euro, con i mangiati. Molti di quei 12 incontri sono due ore ognuno, dove poi noi appunto si dà, si fa sempre un ritrovo conviviale alla fine, quindi si offre sempre qualcosa da mangiare, qualcosa per. Uno spuntino per. Cioè le due biscotti, un po' di tè, il caffè. Sì, o la mattina. Ma poi ci si mette d'accordo anche con le coppie, quando arrivano, noi ci sa un programma, ma alle volte ci chiedono, noi si lavora un'ora prima, un'ora dopo, l'ultima volta invece di farlo il sabato si è fatto il lunedì sera, perché una coppia se non potevano e gli altri erano disponibili a cambiare. La sera, però quando viene fatto il weekend alle coppie viene già dato tutto il calendario dei 12 post weekend, quindi loro già sanno quando sarà fatto. Di solito è sempre un incontro fatto il sabato da noi nella nostra parrocchia a Firenze, nel pomeriggio, di solito dalle 3 alle 5. Alcuni incontri sono accorpati, per cui iniziano la mattina, ci sono due ore la mattina, poi condividiamo il pranzo insieme e rifacciamo il secondo incontro. Sono i 12 incontri. Sì. Firenze. In questo momento a Firenze. Sì, perché noi siamo i referenti di Firenze, abbiamo Firenze e poi c'è stato. Fino a qualche anno fa c'era Cavriglia, prima ancora Firenze, insomma dipende un pochino dalle coppie e servizio. Ma ci state seguendo ora più o meno? Ma c'è stato quello di precedente erano 6 coppie. Sì. E ora questo 3 coppie. Sì. Perché poi ce n'erano altre due che poi sono andate, una ha scelto di andare nel Lazio perché era più vicino logisticamente, e quindi una media di 4 coppie. No, anche di più, alle volte ce n'è 5 o 6, sì. Anche perché poi anche tanto numerose è anche più difficile lavorare, capito? Poi dipende dalle regioni, ci sono delle regioni che hanno più frequenza, la Toscana è un pochino più scarsa. Perché fino a qualche anno fa erano solo in Nord Italia. Sì.
ma ora no, un po' c'è sempre stato, sì, sì, ora è un po', c'è da un po' che è in Toscana, forse noi toscani come caratteristica, sì, e poi siamo forse più restii, chi lo sa, non lo so. Nel Veneto, in Piemonte, ci sono tante, tante veneti, sì. Per esempio il sud Italia sta cominciando a nascere ora, ma fino adesso assolutamente, fino a, insomma, a poco tempo fa erano molto restii a, sì, a ammettere che il matrimonio non andava bene, insomma. Realtà. Sì, io ho due genitori molto anziani, no? E che litigano sempre, perché sono anziani. A sapere cosa c'è il male lei, con mio papà 95 anni, mamma 89. Lo so. Distingono alla grande. La signora vuole. Ci credo. Poi alla mente c'è anche una parte di incontri che fa capire il matrimonio, l'aiuto che deriva dal matrimonio come sacramento, quindi che siamo chiamati a manifestare, a rendere, a incarnare l'amore sulla terra. Ecco. È aperto anche alle coppie conviventi o anche di diritto non cattolici. Sì. Quindi come si può conciliare il fatto del matrimonio cattolico se ci fossero presenti delle coppie che cattolico? Noi si testimonia chiaramente certe caratteristiche del matrimonio cristiano e quindi si dice che c'è la grazia, poi è chiaro che gli incontri sono strutturati, non è che non si dice, anche queste slide, queste presentazioni non sono mai a braccio, il retroval è molto schematico, molto strutturato, anche le nostre testimonianze, quelli, gli incontri che doniamo lì, sono tutti riguardati, devono essere, seguire certi parametri, capito? La storia è la nostra, ma deve avere, anche si può scrivere. Trovo giusto che siate aperti a tutti. Sì, sì. Certo. Sì. Ma guardi, sono venute persone e che sono state salvate, insomma, al matrimonio, gente che era stata separata 5-6 anni, che era stata separata tanti mesi, che si erano lasciate e poi sono ritornate insieme, quindi... Ma poi comunque se voi cominciano a venire queste persone, no? E quindi, diciamo, fate amicizia, vi imparate a conoscere, certo, queste coppie, ma poi... Vi hanno anche, confidato, raccontato se sono riusciti a ritrovare l'armonia tra di loro oppure no, cioè, voglio dire, certo. Stati messi a conoscenza. Beh, quelli che alcuni non hanno più bisogno di venire, altri continuano a venire perché gli piace, vogliono continuare a fare servizio e poi c'è proprio una comunità di sostegno che è il core, quello che si è visto prima, quindi perché continuamente c'è magari qualcuno che smette, qualcuno entra per fare questo servizio, perché al weekend ci vuole la coppia, logistica, prepara tutto, apparecchia, poi c'è una coppia che li segue, una coppia accoglienza, insomma, cioè, i servizi da fare sono tanti e quindi ognuno ha lo spazio per fare la sua cosa. Cioè ogni storia c'ha la sua, c'ha la sua bellezza, però ecco, si vede, abbiamo visto come da proprio delle storie profondamente ferite, con tanti problemi, con veramente, proprio le persone hanno saputo rinascere, ritrovare il bello, proprio perché
hanno capito che proprio da quella ferita poteva rinascere una gran bella cosa, non si sono buttati giù, cioè non si sono abbandonati. Sì, ma ci sono, allora, quando si fanno le testimonianze, ma sì, ci sono tante storie dove c'è stato, che ne so, spesso ci può essere un problema d'adulterio, oppure alcuni casi ci può essere anche qualche storia di droga, però quello che colpisce in queste testimonianze è che ci fanno capire che tutti siamo chiamati a essere pane per gli altri, e quindi siamo presi, siamo benedetti, siamo spezzati e siamo dati agli altri, come il sacerdote con l'ostia. Noi siamo scelti da Dio, dall'eternità, siamo benedetti, Lui ci benedice perché ci perdona tutto, perché parla bene di noi, ci fa attraversare questi momenti di sofferenza, queste ferite profonde, che però sono quelle che ti maturano e ti preparano per una gioia più grande, ti rendono pronti per essere dati. Poi alla fine anche queste sofferenze sono uniche, sono quelle che ci rendono unici, persone una diversa dall'altra, ognuno ha sofferto una cosa diversa dall'altra, e tutto questo percorso, anche queste ferite, queste sofferenze, sono quelle che poi ti preparano per essere dati, per fare una testimonianza per gli altri. Quindi tutto sommato Retrobal ti dà anche un senso a quello che ha vissuto, cioè non è una sofferenza fine a se stessa, ma è una sofferenza che ha un significato, capito? E quindi ti ci riconcilia anche. Ecco, io ti ho fatto un'ultima domanda, poi taccio, ve lo prometto. Allora, lei ha portato l'esempio nel caso dell'adulterio. Ora, voi prima avete parlato di comunicazione, imparare a non litigare, alle piccole cose, a sorridere quando uno arriva in casa, a capire, ad ascoltare quando una persona racconta un suo problema, mentre magari uno sta cucinando, uno si ferma e lo guarda in faccia, no? Avete portato tutte queste cose, e queste sono cose, insomma, sì, non facili, ma insomma che sì, voglio dire, sì, ci si può arrivare, penso, più facilmente. Ma proprio nel caso in cui la coppia è in crisi a causa di un adulterio, o che sia la moglie o che sia il marito che ha tradito, è lo stesso, insomma, questo comunque, come aiutate a superare questo? Perché non è una cosa facile, almeno io non lo so, per me sarebbe un po' difficilino da superare, ve lo confesso proprio molto onestamente, ma cioè, non è che uno dice no, non è successo, me lo sono immaginato, no, l'adulterio c'è stato, quindi voglio dire, e poi la persona che deve perdonare deve avere anche la garanzia che quello non lo rifaccia, quindi come funziona in questi casi? C'è un incontro sul perdono, il perdono è una decisione, la fiducia è una decisione, è chiaro, se uno comincia a dialogare, riprende il dialogo, poi può anche affrontare quel problema, penso ci vorrà del tempo, non è una cosa immediata, però gli strumenti sono quelli di dialogare, di creare l'intimità tra le persone, e a questo punto anche la fiducia. Sai, molto, ma frequentemente il problema dell'adulterio è un problema legato a un problema di comunicazione, perché la persona si sente capita, a meno che non, insomma, non abbia delle caratteristiche per cui da sempre, comunque cade in quello, perché a parte perché nella nostra società i messaggi sono, ma che cambialo con un'altra, cambialo con un altro, tanto che importanza c'ha, insomma alla fine non lo ami più, è finito il sentimento, e quindi l'amore è solo un sentimento finché c'è, va bene, quando non c'è, vabbè, basta, e quindi che invece è un impegno, cioè perché te ami quella persona anche quando non hai voglia, anche quando ti dice una cosa che non ti piace, anche quando, e quindi è questo l'impegno, anche con i figli, cioè mica tutte le volte i figli ci seccano, ci infastidiscono, ci pesano, cioè, però non è che non sei più il mio figliolo o la mia figliola, è chiaro, e poi io quindi, credo poi alla fine quando c'è questi problemi anche l'altro si rende conto delle proprie
che anche lui ci ha messo del suo. Cioè, non è solo chi ha fatto, poi alla fine, capito, che è colpevole, cioè per dire, se si deve trovare il colpevole, c'è tante, la relazione si è deteriorata e quindi poi col tempo bisogna... Però, capito, il fatto che sono lì vuol dire la voglia recuperare. Quindi se gli dai gli strumenti e quelli la recupera. E l'impegno poi... Certo ci vuole il tempo, anche lì non è, il perdono non è immediato, anche questo nella nostra società è, si vuole la fretta. Cioè, bene, devi perdonare, devi fare, devi, cioè, e tutto non è veloce. Dimenticare. Non è. No. È attraversarlo e portarselo dietro. È cicatrizzarlo, cioè... Quando te ti sei fatto un taglio, poi te c'è la cicatrice che non ti va via perché c'è, la vedi, ma la ferita non è aperta, cioè non ti sanguina, quella ferita è chiusa. Te devi riuscire a chiudere quella ferita e andare oltre. I giapponesi quando si rompe un vaso lo buttano via, ma lo recuperano facendo tutto un bordino d'oro ed è ancora più bello perché è più particolare e unico diventa. Sì, questo discorso dell'adulterio è già un problema nelle famiglie. E c'è anche un altro problema, penso, delle divisioni, discordie, il lato economico. Perché in tante, ecco, questo penso che è un punto che voi dovete molto lavorare, perché se si presenta la coppia che ha problemi, ma bisogna vedere anche un po' quell'aspetto lì, perché è molto determinante il fatto del lavoro. E ora come ora è abbastanza frequente, come si interviene lì? Io penso a questo, no? Dunque, è sempre anche un discorso di come si vuole impostare la nostra vita matrimoniale, cioè c'è stato nel passato i nostri nonni, i nostri genitori che avevano tante meno possibilità di noi, avevano molto poco, c'erano tante famiglie povere, eppure questo con tutti i loro problemi, però erano magari sempre unite, sempre, cioè capito, quando, come dice, il matrimonio è costruito sulla roccia, i venti, le tempeste si attraversano, però non ce la buttano giù. Certo ci può essere il problema economico, ci può essere un problema di una malattia in famiglia, di un lutto, di un... cioè tante cose possono attraversare il matrimonio, no? Che sono un problema economico, un problema di lutto, un problema di malattia, un problema di economico, però se noi siamo insieme, se noi si cerca di superare, se noi si vede sempre il bene dell'altro, se noi si vuole lavorare con l'altro, se noi siamo aperti insieme, alla grazia, aperti anche alla provvidenza, alla grazia, che ora se la provvidenza non esiste mica qui, non c'è. Quindi è chiaro che siamo tutti disincantati, perché si vuole fare tutto da soli, noi si vive in autonomia, noi invece quando si vede che noi ci siamo invece tanto bisogno dell'altro. E quindi è tutta una mentalità, secondo me, diversa che deve attraversare il matrimonio. E quindi con questa mentalità, che non è facile, anche perché oggi come oggi tutto ti rema contro, però se non cambi questo concetto di base del matrimonio, allora tutto ti bagna. Tu stai male anche quando stai bene, perché anche in Florida, situazioni economiche, cioè la crisi c'è. Capitalismo sfrenato, liberista, che ci induce a pensare, ci induce di avere dei bisogni che in realtà non sono anche allora, anche. Se uno non ha i soldi per comprarsi l'ultimo cellulare, va in crisi, certo. Allora dice, io sono disgraziato. No, se è felice anche con un cellulare, certo, che ne costa 500, certo. 100. Certo, chiaro. Portando un esempio sciocco. E poi capito, sicuramente, perché noi si vuole soddisfare tutti i bisogni dei figli, tutte, sì, perché sì. Se no non è mai come gli altri, allora siamo portati, no, a o lavorare tanto. L'importante è soddisfare tutti. Io volevo dire una cosa, poi per soddisfare se avete dei problemi voi quando. No, io volevo dire che quello che ci avete detto è meraviglioso. Io vi potrei fare una domanda, ma non so se mi rispondete. Le coppie che hanno bisogno di questo sono tante,
potremmo essere già anche noi, no? Si diceva con Federica, perché certe forme di dialogo, no? Di sentimenti da esternare. Tante coppie in crisi, noi nella scuola ne vediamo tante anche lavorando con i bambini, ma come si fa a fargli capire che ci sono questi strumenti per aiutarle? Buttano subito la spugna e quindi le separazioni dopo pochissimo. Un passaparola e poi anche una testimonianza, perché appunto più si testimonia e più si testimonia che si può rinascere, si può ricostruire, si può fare, è una catena virtuosa e quindi è un parlarne con tante persone e fare l'esperienza e comunicarla, è così. Comunque noi abbiamo 3 pani e 2 pesci e quelli ci mettiamo e poi chi tocca i cuori deve toccarli lui, noi non possiamo certo toccare i cuori delle coppie. Certo, è nel, ma lì è nei volantini, sì sì. Sì, sì, lo vedete scritto dietro, cioè, ci sono 2 cellulari. Ah, certo, sì sì, comunque, dunque, qui ci sono 2 numeri di centralino, uno per il 346. 222-5896 che è per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Quindi questo è il nostro. Questo è il nostro. Ecco, bene, basta. Bene. Grazie a voi. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Allora, intanto sì, per chi è qui ci sono libri, poi dopo quando abbiamo chiuso, se volete venirli a prendere sono qui. Poi volevo ringraziare tantissimo Maria e Serena della loro disponibilità anche ad ascoltare le nostre domande, ma a volte le abbiamo puntualizzate perché è giusto che chi ha dei dubbi e chi non è qui presente poi sia più chiaro. È un servizio, siamo rimasti tutti sbalorditi dalla semplicità, io voglio dire, perché poi la comunicazione è la cosa che dovrebbe essere scontata e invece non lo è, e questo ci dà da pensare. Ci impegneremo tutti a pubblicizzare ancora di più, se è possibile, le trovai, e prenderemo i vostri volantini, li metteremo dappertutto e speriamo che in seguito anche nelle nostre parrocchie, i nostri sacerdoti e nelle diocesi si aprano a questa cosa, io me lo auguro, anche qualche incontro per i fidanzati, perché è giusto secondo me dire anche che non saranno tutti rose e fiori o dargli questi strumenti di comunicazione all'inizio. Va bene, allora l'esperienza che hanno avuto loro, no? Nel loro fidanzamento, che è stato molto bello così, e invece poi dopo magari questa cosa qui bisognerebbe raccontarla, perché credono che sia tutte rose e fiori. È vero, capito? E sarebbe bene che insieme a quelli che fossero anche sì, sì, no, abbiamo dato la disponibilità per fare anche gli incontri per i fidanzati, per i matrimoniali, certo. Chiederemo al vescovo. Sì, sì. Sì. Sì, infatti, noi abbiamo, già che ci siamo, infatti lo diciamo, abbiamo fatto questa serie di incontri da ottobre e abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti familiari, il rapporto con i figli, la tenerezza tra marito e moglie, l'aprirsi agli altri. Abbiamo toccato ora la crisi con voi. Il prossimo incontro sarà il 2 giugno a Casciana Terme, nel Parco delle Terme, verrà Alessandro Greco con la moglie, che anche loro si sono ritrovati
avevano, venivano da esperienze sbagliate, insomma, di divorzio, e si sono ritrovati. E anche loro fanno la loro testimonianza sulla bellezza della Martinez, specialmente nell'ambiente in cui sono loro, che è un ambiente ancora più difficile. Ecco, quindi il prossimo mese concluderemo questi incontri e poi penseremo a qualcosa, tanto che lo diciamo, ma questa volta faremo, e chissà se riusciremo anche a magari fare qualcosa per i fidanzati con le Trouvaille. Noi ce lo appuntiamo e poi vedremo. Io vi ricordo alla Libri, e poi vi ricordo ancora, chi non l'avesse lasciato, se vuole lasciare la mail, perché così se le cose che decideremo di fare ve le comunicheremo via mail. Sapete che abbiamo la mail, che c'è un profilo Facebook, che c'è un blog, quindi qualcuno ci scrive, ecco, se qualcuno ha bisogno anche su questi incontri, contattateci senza paura. Ecco. Grazie di tutto, grazie ancora. Anzi, noi ringraziamo voi per questa opportunità che ci avete dato, e avete una bella comunità che ci ha voglia di fare tanto, e avete organizzato delle belle cose, quindi bravi voi, mi sembra, molto bravi a lavorare, a fare tutte queste iniziative, quindi complimenti, perché state, insomma, c'è tanto lavoro dietro, tanto impegno, mi sembra, no? Da parte vostra, e quindi grazie anche da parte mia.